mondo, per continuare ciò che John Lennon ci ha lasciato, quindi il sogno di un mondo migliore, un mondo senza guerre, senza distinzioni di popoli, senza discriminazioni razziali e religiose. Un mondo condiviso equamente da tutti, dove non ci siano più paesi poveri e sottosviluppati, dove non ci siano più ingiustizie. Detta così può sembrare un sogno impossibile e utopistico, lo so, però proviamo a immaginarlo e se lo immaginiamo riusciamo anche a renderlo migliore questo mondo. Tutti noi possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo, non servono grandi cose. È facile se ci proviamo e se ci crediamo. Lo scopo dell'associazione quindi Imagine People è questo, diffondere sempre più le parole e il pensiero di John Lennon attraverso la sua musica, soprattutto attraverso la sua canzone simbolo che tutti conosciamo, che è Imagine. E vogliamo che Imagine diventi ufficialmente l'inno mondiale. Grazie. A questo punto vi presento due coniugi volontari della Fondazione Francesca Rava, venuti da Padova, e sono i signori Massimo Gattarossa e sua moglie Antonella Casa, e Alexis Wilber, un ragazzo del Guatemala che loro hanno seguito, curato e ospitato nella loro casa. Quindi ora do la parola al signor Massimo che ci racconta la sua storia.